Ha una spiccata personalità la cantante toscana che prenderà parte alla 65esima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Irene Grandi che tra pochi giorni presenterà sul palco dell'Ariston il brano Un vento senza nome. Una delle prime apparizioni della giovane cantante risalgono al 1993, quando si cimentava all'interno della trasmissione Roxy Bar per promuovere il suo primo 45 giri, Un motivo maledetto. Ma il grande successo arriva solo nel 1995 con l'album In vacanza da una vita, trainato dal singolo Boom Boom. La formazione musicale di Irene è particolarmente eclettica, se si considera che la giovane cantante si è cimentata nei più diversi generi musicali, tra cui il rap, il pop, il soul, il blues, il jazz. Ha ricoperto pure diversi ruoli di attrice e presentatrice e nel 2008 ha pubblicato la sua prima autobiografia ufficiale, oltre che, prima in Italia, un intero album natalizio. Ha proprio tante risorse Irene che si è cimentata in diverse interpretazioni musicali in spagnolo, tedesco, francese, indiano e lingue africane. Quella di quest'anno rappresenta la sesta partecipazione al Festival di Sanremo. Partecipazione che anticipa di poco la pubblicazione dell'album Un vento senza nome, prevista per il 12 febbraio. Tanti sono i riconoscimenti ottenuti da Irene durante la sua ricca carriera artistica e tra questi ne ricordiamo i più importanti. Disco di platino nel 1998 per il brano Per fortuna purtroppo. Terza classificata e vincitrice del premio radio per Bruci la città nel 2007 all'interno dell'edizione del Festival Bar. Wind Music Awards Platino per le vendite di canzoni per Natale e Airplay per la cometa di Halley a Sanremo Hit Awards nel 2011. Ottime premesse, insomma, per restare incollati davanti al televisore nei giorni del Festival di Sanremo e vedere la sua ultima interpretazione canora.